Ciao a tutti ragazzi, bella lì, e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con Blasphemous. Dunque, nell'ultimo video ho sconfitto Nostra Signora dal volto sfigurato ed ho sbloccato in teoria la seconda boss fight con una Amanesida, perdonatemi. E appunto vorrei andare a vederla in questo video. Non vi so dire se riuscirò a batterla perché comunque sono blind dei DLC, quindi non so che mossetta ha, non so quanti danni fa, insomma devo studiarmela. Detto questo, vi ricordo come al solito di condividere il mio canale sui social e con gli amici se vi piace. Iniziamo, o meglio, continuiamo il nostro viaggio. Devo anche capire dove effettivamente è la Manesida, ragazzi. Ma io penso che sia qua, Camposanto delle Sommità. Infatti ora vado subito a vedere lì. Fatemi controllare un attimo la build che ho. Per caso ho un grano del rosario? Sì. Io quasi quasi andrei a prenderlo così, cioè ad aumentarlo, a darlo alla tizia così ho un grano in più e posso farmi una build migliore. Prima di andare a qua. Tanto vado giù. Vado giù, vado qua. Andiamo un attimo alla confraternita delle sole dell'allenamento silente. Sì, facciamo così, ragazzi, va. Facciamo così che è meglio, va. Ops. Questi me li evito tanto. È giusto qua? Sì. Cazzo, potevo. Vabbè. Sì, quelli li ho già presi tutti, ragazzi, nella partita che ho fatto in Blasphemous. Ricordo che c'è la playlist con tutti i video che ho fatto, se volete recuperare la serie. Quindi, scendiamo di qua. Grazie. Ok, confraternita del Lamento Silente e poi andiamo a cercare la boss fight, dov'è? Comunque dovrebbe essere là a Camposanto delle Sommità. Ricordo mai dove cazzo è qua. Qua sopra. Benissimo. Now, Perfetto. return once you possess new rosary. May your heart be. Ultimo secondo. Devo capire cosa mettere. Mettere questo. Agevola la connessione accelerando l'effetto delle preghiere, che appunto le attiva prima, non ci mette meno tempo ad attivarle. Però mettiamo questo che dovrei fare più danni con questo in teoria. Vediamo un attimo, torniamo lì. Devo rifarmi, vai, prendo l'ascensore e vado su, non è un problema, anche perché. Cazzo, sto andando di qua. Sopra. Se la prima era così forte, in teoria le altre dovrebbero essere più forti. Non è sempre detto, però. Già la prima Amanesida era bella forte, quella delle lame dorate che usava l'ascia, cioè secondo me era veramente tosta. Allora, posso andare di qua volendo, salgo. L'inginocchiatoio assolutamente.
Cazzo, se muoio devo rifarmi tutto sto pezzo. Ma forse la strada più breve è questa, guarda qua sopra, ragazzi, mi sa, eh. Vediamo un po'. No, perché cazzo? Dai, iniziamo a rompere i coglioni con le... Questo lo devo far fuori. Cioè, ho preso... Vabbè. Non mi sembrava che gli avevano andato contro, però. No, qua io me ne sbatterei altamente il cazzo di quello e me ne andrei. Il problema è che devo far fuori questo. Sentite, facciamolo fuori perché mi ha rotto il cazzo, veramente. Ma perché? Senti che riesco, sì. Ma qua non ero andato sopra. Ero caduto proprio. No. Vuoi morire magari? Magari, eh. Ce n'è un altro, che due coglioni. Dai, vieni qua. Cazzata dove va? Ok. No, 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 lo sapevo, lo sapevo. Mi sto già innervosendo, appena iniziato il video già mi sto innervosendo. Anche perché, cioè, arrivo dal boss con tre fiale, una la devo usare, guardate la vita. No, di là. Prendiamo quello che non so che cazzo sia. Ok, questo l'avevamo preso, osso occipitale di Tequila Roretici. Sapete che non mi ricordo? No, qua ho fatto una cazzata. Ok. No, che due coglioni. Dai, stronzo. Sì. Muori. Io devo andare là in alto a destra, in teoria, se ho fatto bene i miei calcoli. Ma però non devo cadere. Allora, devo capire una cosa qua. Come cazzo fa? Perché non mi si crea là? Ce l'ho equipaggiato. Le tre lingue nodose. Cioè, mi crea questo perché non mi crea l'altro? Non mi ricordo, raga, da dove devo saltare. Se era qua sopra o da sotto. Boh, proviamo adesso. Ok. Ma era qua. Cazzo, ragazzi, però è un bello sbattimento. Cioè, questo... È in un punto bello scomodo, porca puttana. Cioè, infatti, mi sa che la via migliore non è da qua, ragazzi. Dopo, quando muoio, mi sa che vado su. Da qua, scendiamo. Mi sa che la via più veloce è da qua. Allora, io tengo ovviamente quello che... La preghiera è quella che mi rende invulnerabile quando l'attivo, che non posso prendere danni. Vediamo com'è. Fatemi vedere un secondo. Da primo try no, di sicuro, perché non conosco il boss, a meno che non mi va di culo. E questa, come la prima mana sfida, avrà sicuramente il cristallo da distruggerli prima di potergli fare danni. Blu. A mana sfida della freccia gioiellata? Eh? Come novità, se fosse così dovevo saltare però al momento giusto. Calma. Basso? Ok, devo stare basso lì. Eh? Devo stare basso. Ok, inizia a prendere danni.
Oh cazzo. Non ho capito quella, l'ho letta. Invulnerabilità. La musica è sempre uguale, però è stupenda, devo dire. Qua, cosa cazzo devo fare? Come faccio a evitare quello? Perdonatemi, cioè, lì avevo l'invulnerabilità, ma... No. Me lo devo studiare, vai. Qua penso di dover stare qua, in quel punto lì, per poter evitare... Qua basta stare bassi, se non ho capito male. E ma poi dopo quello come cazzo lo evito? Ma che cazzo? Qua devo stare qua. È difficile, raga, è parecchio difficile. Qua ho sbagliato a attivarla adesso in invulnerabilità, vabbè. E qua basso, ok. Il problema è che... adesso come faccio? Qua prendo danno. Come cazzo si evita quella roba? È assurdo. Ma è assurdo, dai. Come cazzo la evito? Ci deve essere un modo. Come una schivata al giusto momento, dite? Assurdo, dai. No, comunque assurdo. Dai, mi sembra più forte della prima. Figa, perché è bella. Devo riconoscerlo. Però, bah, mi sembra un po' bastarda, un po'... Bah, vediamo, ovviamente me la devo studiare. Non ho ancora capito come cazzo fare a... Ah, ancora vivo? Cioè, là mi abbasso e la prima volta va bene. Poi quando dà energia non posso più star basso e prendo danno. Non mi è chiaro, ragazzi. Non mi è chiaro come fare. Che nervi. Quei cazzo di rompicoglioni. Sì, vabbè, ma tua mamma è una gran puttana, dai. Tanto adesso devo andare. Oh, che palle. Ti vuoi levare dal cazzo? Sì, vado sopra, ragazzi. Vado sopra, attivo questo. È più veloce la... È più veloce. Ma per caso ho una boccetta biliare io? No. No. Questa è tosta, ragazzi. È piuttosto anche dell'altra. Secondo me. E ripeto, la dovrò studiare indubbiamente. Cioè, avete rotto i coglioni. Adesso muoio. Dai, bravo. Cioè, avete visto? Madonna, che pagliacciata. Ero su, vabbè. No comment, che è meglio. Cazzo, non ho preso quello? Ma perché? Ma quando fa così che non si aggrappa? Ma perché cazzo non le hanno controllate ste cose? Cazzo, guarda, poi lo devo prendere. Su devo andare, no? Sì. Di qua. Qua devo stare attento. Ancora vivo sta merda. Quanta cazzo di vita che hanno però in NGPU, puttana la schifosa. Qua non posso andare perché devo aspettare che il vento tira a destra, tutto, tempo perso. Vabbè, tempo perso, ok, ci vuole poco però, dai. Grazie. No, aspetto, non voglio rischiare, aspetto che vada al vento. Dai. Pensavo di averlo preso, è vero. Oh! È giusto di qua, no? Non posso fare la mappa, porca la puttana. Dai!
Due, non ne basta uno a rompere i coglioni, due. Cioè, ma... Infatti, prima aveva buggato, non si è fermato. Si devono fermare quelli quando li colpite, eh? Assolutamente. E ripeto, la corda dovrebbe essere più veloce poi. Però che palle, visto la difficoltà della boss fight, io l'avrei messo proprio vicino vicino un inginocchiatoio, porca puttana, un po' più vicino, se no ogni volta qua uno sbattimento di coglioni, eh. Cioè ogni volta bisogna fare comunque un bel pezzo. Allora, io faccio un po' di tentativi, se vedo che diventa un po' troppo difficile, ci torno una volta che ho più buccette, che ho più salute, insomma. Non ho capito come schivare alcuni suoi colpi proprio per un cazzo. Ma non è che questo mi indebolisce anche l'attacco? Ho messo quello che mi aumenta la potenza e la durata delle preghiere, ma consuma anche una barra di fervore in più, vedete? Facendo crescere anche il costo di una barra del fervore. Però aumenta la durata delle preghiere, quindi è buono. Ma avevo qua qualcosa che me l'aumentava? Dona una grande protezione dagli attacchi elettrici. Beh, mi sembrano attacchi elettrici quelli che fa quel boss lì, ecco la... Questo qua che ha l'arco, eh. Mi sembrerebbe. Ma vaffanculo, va puttana merdosa. Poi se li facciamo, dai. A volte questi muoiono con un colpo, a volte no, ancora non ho capito, puttana troia. Quelli per me è una roba che non hanno controllato gli sviluppatori. Come cazzo è possibile che a volte muoiono con un colpo, a volte no? Cioè, dipende da... Boh. Vedete? Non, di solito con quel colpo lì, dopo mi dà l'esecuzione da fare. Adesso per arrivare là. Non c'è un modo veloce per arrivare, porca puttana. Merda. Ma se tipo mi butto giù. Qua c'è qualcosa? No, ecco. Non dovevo prendere danni, ma ho preso danni, giustamente. Puttana, però, che due coglioni! Minchia! Ma se tipo vado di qua? No. Volevo trovare una gabola per risparmiare tempo. Mi sto veramente innervosendo. E già devo usare una boccetta. Là c'è da fare attenzione. Boh, riproviamo, raga. Vediamo. Però, cazzo, è tosta. È figa, però ci sono alcuni colpi che secondo me sono ingiusti. Qua.
Va bene qua? No, vengo colpito. Ok, ha rotto. Qua vedete, sto basso. Ma dopo mi colpisce. Adesso ho attivato l'invulnerabilità. Dopo mi colpisce, non capisco come evitare quella merda. Amanestira della freccia ingioiellata. Il nome è fighissimo. Qua, state qua, in teoria. Ah. E come cazzo evito quello? Ma è assurdo, dai, è assurdo. Ah, forse ho capito. Cioè, posso arrampicarmi qua, ragazzi. Ok, forse ho capito. Non avevo notato quegli appigli, eh. Quindi. Ma siamo sempre... porca puttana, però più o meno ho capito adesso. Qua cercate lo spiraglio dove schivare, che non lì. Cioè, dove non venite colpiti praticamente. Merda qua. Quasi mezza vita. Vedete qua. Merda. Oh cazzo. Sì, vabbè. Ma quanto cazzo è forte? No, è molto più forte della... È molto più forte della prima. Ma davvero molto più forte. E di tanto, eh. No, è una bestia, ragazzi. Più di mezza barra gli ho tolto, ma ormai sono fottuto. Qua. No. Questa è una delle mosse più bastarde che ha, secondo me. Ok, così ho capito ragazzi, bene, sono contento, ho capito. E qua? Calma, devo stare calmo, ragazzi. Qua? Questo... Non ho capito come si fa a evitare, infatti ho usato l'invulnerabilità. No? Cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? Si è stancata però. No! No, raga, era un try stupendo. Era un try stupendo. È fattibile però, adesso che ho capito come funziona quando spara quei laser elettrici che bisogna arrampicarsi, è fattibile. Che bella boss fight però. Ok. Facciamo così. Facciamo un altro tentativo. L'ultimo. È che non devo prendere danni mentre arrivo là. Cazzo, mi sentivo di meritare di vincerla però la boss fight, eh. Ma perché non mi fa schivare attraverso? Perché poi si colpisce quella merda di cose, è vero? Quello lì, se sono obbligato a farlo fuori, che due coglioni. E se salto mi sa che non basta. Lo colpisco comunque. Ah, vai a fanculo, va. Vedete? E perché prima con un colpo però non ha fatto quell'effetto? C'è qualcosa che non va con la vita dei nemici o boh, non ho ben capito. Cioè, se con un colpo comunque mi dà l'esecuzione me lo deve dare sempre. O forse c'è la percentuale di critico, boh. Qua però non devo prendere danni. Altrimenti, Mmm.
Allora, quando il vento tira di là, ora. La cosa che non gradisco è, vista la difficoltà della boss fight, è ogni volta mi farsi tutta questa strada. Che per Dio non è molta. Però, cioè, tipo metterlo qua magari, non in ginocchiatoio, in questo punto che qua. Vediamo, ragazzi. Devo stare calmo, che ogni tanto mi faccio prendere dal panico. Questa roba qua della protezione iniziale mi sta un po' sul cazzo, devo dirlo. Vedete, ora devo andare. No, ho sbagliato la tempistica io, cazzo. Rotto, ok, merda. Potevo non curarmi, oh. No! Però cazzo sei forte, oh. No. Ha molte aperture però, devo dire. Comunque aperture ne ha. Altrimenti non sarebbe possibile sconfiggere il boss del resto. Questo è un buon momento per fargli danni. Non ho capito ancora bene lì, porca puttana di merda. Ho attivato male l'invulnerabilità. Quelle si possono schivare, quindi ottimo. Oh! Però è veramente bella da vedere, eh. Devo riconoscerlo. Ma che cazzo? Non l'hai manco letta qua. Ho capito come fare qua, più o meno. Ma mi sembra abbastanza problematica. No! Che cazzo! Ora? Sembra facile, ma non è un cazzo facile. Qua? Ho ancora una cura e un'abilità da poter usare. No! Cazzo! Dai! Qua non ho capito cosa cazzo fa! Ah, il raggio super, ok! No! No! Porca puttana! No! No, dai! Non adesso, non adesso! Non ci credo, ma avete visto quanto gli mancava? Questo è ingiusto, è una perdita ingiusta. Cioè, il gioco a volte sembra che vi vuole ammazzare a tutti i costi. A me sta cosa mi manda sangue al cervello. Ok, avrei potuto giocarla meglio la boss fight, proprio quella mossa di merda quando avevo poca vita. Riproviamo, perché deve morire questa puttana lurida. Ho voluto provare a vedere se riuscivo a saltare. No, devo farlo fuori per forza, sta rompicazzo, allucinante.
Devo farlo fuori per forza. Ultimo tentativo, ragazzi. Cos'è, terzo try? Terzo, quarto? Non ho contato. Dai, levati dal cazzo, per favore, va. Se avessi avuto una boccetta in più, quindi 5, avremmo vinto la boss fight in teoria. A volte è proprio questione di avere più cose a nostra disposizione. No, ma perché si impianta così quanto mi sta sul cazzo quella merdata? È una cosa che odio veramente. C'è la cosa, c'è il grano che non vi fa appunto sbattere, però che due coglioni. Che non mi fa sbattere quando cadete, no? No! Non ho recuperato il frammento, porca puttana. La fretta, vabbè, facciamola così, cazzo. Ma così non posso generare fervore. Merda, qua ho fatto un grave errore. Ho sbagliato la tempistica io. Ma che cazzo sto facendo? No! Non ce la faremo mai così, non ce la faremo mai. Posso fargli una combo lì però, ho visto. Ho capito, ma dai, era giusto al quinto! Che stronzata però. Allora, genero il fervore, però vabbè. Che figata quando vogliono rimettersi lo scudo. Cioè, l'animazione. No, qua ho sbagliato, forse. Ok. Eppure era giusto. 1, 2, 3, 4. Rischiamo, rischiamo. Ok, ho capito più o meno, però non è facile. Dovete aspettare quando parte il terzo, praticamente. La terza scarica elettrica e poi saltate. Ho rischiato. Praticamente, contate. 1, 2, 3 e poi andate e... Però prima ho fatto così e è andata bene, cazzo! Ecco, inizia a cagare la minchia con sta merda. Questa la odio. Ok, buona possibilità qua. Per fare un po' di danni. Non ma 1, 2, 3, 4 e porca puttana! No, quella mossa lì è ingiusta comunque. Quella mossa lì è una mossa ingiusta secondo me. È proprio una mossa sbagliata dagli sviluppatori. È troppo bastarda. È troppo bastarda. Non mi puoi mettere una roba del genere. Cioè, non puoi. Cioè, puoi, ma è una rottura di coglioni, dai. Ma non esiste una mossa del genere. Poi è macchinosa, no? Bisogna arrampicarsi, capire bene la tempistica di quando saltare. Lì forse dovrei attivare l'invulnerabilità. Quando fa quella merdata lì, no? Quando fa quella schifezza lì, devo attivare l'invulnerabilità. Cioè, la boss fight è bella. Alcune mosse che ha non mi piacciono assolutamente. No, stavolta. Che cazzo. Dai, veloce. Ok, non ho preso danni. Bene, a me importava quello. Non prendere danni. Se arrivo già che ho preso danni, cioè, dal boss. Una fialetta in più per una boccetta in più, la boss fight l'avrei già vinta. Ecco. Ok. Ultimo tentativo, ragazzi. Se no, riproviamo la prossima volta.
È bella da fare, divertente, però quella mossa là mi sta troppo sul cazzo, ripeto. Questa. È vero, qua posso usare l'invulnerabilità. E glielo metto nel culo. Qua abbassatevi, vedete? Se no venite colpiti dall'elettricità. E qua? Ok. No, 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 no. E qua adesso boh, io non ho ancora capito. Vedete, ok, non è facile però. Ora è un buon momento per fargli danni quando prova a rimetterci lo scudo. Aspettate, poi fate l'affondo in questa maniera. Ok, qua solito discorso, trovate un punto safe. Devo dire, il boss è abbastanza leggibile, salvo alcune cosette che ancora non mi sono troppo chiare. No. Qua più o meno ho capito. Però quella mossa lì è veramente una merda, ripeto. No. Oh, al pelo sempre mi prende, che merda! Ecco che inizia con sta merda. Questa è un'altra mossa che trovo particolarmente ingiusta, ma molto ingiusta. Devo curarmi. Ho fatto una cazzata. Invulnerabilità. No. Questa mossa qua veramente è di una merda. Che poi dispara anche i fulmini, cioè spara tutto, veramente. Allora, secondo me un filino di difficoltà artificiale c'è. Qui c'è seriamente un problema di difficoltà artificiale, nel senso che dovete morire, 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 e a me queste cose mi fanno andare il sangue al cervello, lo sapete. Mi va bene imparare a prendere una boss fight, ma quando è troppo, cioè, e questa è solo la seconda delle 5 mane sfide, cioè, è assurdo, veramente assurdo. Dai, l'ultimo try veramente poi basta, perché sono un po' stufo, sinceramente. Assurdo quando vogliono a tutti i costi fare sti cazzo di boss improponibili. Va bene che poi, sbaglio mio, nel senso, posso tornarci anche avanti quando ho più boccette, quando ho più vita, cioè, però sti cazzi. E sti cazzi no, eh. Qua è una rottura di coglioni ogni volta, anche se vabbè, si fa veloce, ok, ma dai, grazie. L'ho giocata male questa. L'ultimo try l'ho giocato male. E pensare che mancava così poco, il secondo, il terzo try, ora non mi ricordo. Ultimo tentativo, come va? E quello non me l'aveva fatto prima quel colpo lì di merda. Cioè, basti qua. Ma
No. Ok. No, non voglio rischiare. Buon momento questo. L'invulnerabilità. Ok. Questa è un po' una bastardata. Merda. Buon momento. Ok. No. Questa mossa è veramente una merda, raga. Questa mossa è una merda. Che schifo, che schifo. Ancora. No, vabbè, è uno schifo però. Cioè, è una bella boss fight, però allo stesso tempo è proprio uno schifo. Alcuni colpi che ha non sono giusti, sono colpi ingiusti quelli. Ok, lo studio della boss fight e quel cazzo che volete. C'è troppa differenza di difficoltà tra questo boss e i boss del gioco base, è troppo. Va bene che sono boss opzionali, quel cazzo che volete. Poi adesso sono nervoso. Non riesco a concentrarmi. Facciamo così, va. Facciamocelo con calma la prossima volta, dai. Riprovo la prossima volta, mi spiace, cioè non dico che sia un video buttato, comunque diciamo che è stato un video di studio un po' del boss, la prossima volta però se riesco gli facciamo il culo. Però nel prossimo video ragazzi, se vedo proprio che non riesco, faccio massimo 2 tentativi, vediamo come va. Se la batto bene, se no proseguiamo appunto da qua, andiamo sul... no, dove cazzo è? Andiamo qua. Andiamo a affrontare Esdras della Legione Unta e andiamo un po' avanti. Anche se potrei andare alla cisterna sconsacrata anche. Sì, andiamo di qua, così magari trovo una boccetta biliare. E una boccetta in più mi farebbe sicuramente comodo con il boss. Ci ho provato, raga, ci ho provato. Ok. Spero che questo video di Blasphemous vi sia piaciuto. Alla prossima. Bella lì.